Fa freddo. Che sia Elle. Non solo. Siamo finiti nella parte peggiore di Elle. Una nave. Andiamo. Ci risparmierà solo metà strada verso il Tempio di Tyr. Ma almeno ci allontaneremo da qui. Per migliaia di anni il guardiano del ponte ha tenuto lontani i vivi da questo posto. Ma ora che gli hai strappato il cuore, eccoci qui. Buffo come tutto si capovolge. Ragazzo. Non. Ragazzo, allontanati. È quello che ho detto a tua mamma poco prima di scoparmela. Quello non ero io. Io non l'avrei mai fatto. Non devi pensarci. Non qui. Sì. Dobbiamo proseguire. Sì. Testa, cos'era? Qui non ci sono solo i vecchi e i malati, ma anche i criminali. Elle non fa distinzione tra noi e chi deve essere tormentato da queste visioni. Come le fermiamo? Fuggiamo, il prima possibile. Non mi lascerò influenzare. Come hai detto tu, Mimir, era una semplice illusione. Non ero io. No, ma è come sei diventato ultimamente. No, colpa mia, se siamo qui. Ma rimedierò. Chiunque io sia. Io rimedierò. Tu esegui gli ordini. Ma forse non sono così. Devi esserlo. Non farmi pensare. Non permetterti fretta, ma più veloce? Devo pensare. Thank you.
Master. Un attimo, forse ho visto Baldur. Non avrei mai voluto una cosa del genere. Senti, non ne avevi il diritto, Strega. Ne avevi tutto il diritto, io sono tua madre. Non sento gusti. Non sento odori. Non sento nemmeno la temperatura di questa strada. Mangiare, bere. Le donne, tutto è sparito. Non dovrei più sentire dolore, mai più. La morte non ha più potere su di te ormai. Preferiresti morire. Che sentire ancora? Certo. Preferirei morire, sì. Sciogli l'incantesimo. Non posso. Prego, ti prego, sciogli l'incantesimo. È così che faccio. Figlio, fidati di me col tempo. No. Sì. Non lo farò. Avanti. Avanti. Mi hai rovinato la vita. Esatto. Possiamo risolvere tutto, te lo prometto. Fidati di me, io so. No. Se non scioglierai, madre. Avanti! Dai! Avanti! Frey e sua madre, perché non ce l'hai detto, testa? Me lo sono scordato, ci credi? No. Sono sconcertato. Non avevo motivo per mantenere un tale segreto. Ecco la barca. Ne riparleremo presto.
Non penso che possa navigare. Ce la farà. E adesso? Fammi spazio. Hai fatto abbastanza. Ci muoviamo. Ricorda, non faremo tutta la strada con questa barca. Il tempio di Tyr è in cima a una tremenda cascata a monte rispetto a noi, ahimè. Ciò significa che anche se ci arriveremo incolumi, dovremo risalirla in qualche modo. I Vanir costruirono la migliore nave di tutti i tempi. Volava! Skidbloneir? Sì, perché era progettata per farlo. Questa no. Comunque, noi abbiamo questa. Non ho mai visto un iceberg così grande. Almeno il fuoco scalda. E ora? Sta tagliando. Lasciagli spazio. E ora che le vele sono libere? Guarda. Di nuovo incagliati. Per poco, resta nella barca. Pazzesco, hai fatto un'enorme lanterna volante. Sulla barca, ho detto. Sto sulla barca.
la nave incastrata nel ponte. Sai che è finita, vero? Anche se riuscissimo a tornare a Midgard, tu e Baldur avete distrutto l'unico portale per Jotunheim. Siamo a corto di opzioni. E il ragazzo sta molto male. In queste condizioni lui non... Atreus non ti riguarda. Beh, potrebbe riguardare tutti se non te ne occupi. Non bisogna essere i più intelligenti del mondo per accorgersene. Atreus. Ti aiuto? Insieme ora. È fatta! Siamo liberi! Noi usciremo di qui. Affrontami, padre! È ora di farla finita. Sì, figlio. È ora. No. Di nuovo quella voce. Sai chi è? Io non lo so. Iceberg, da bordo! Tieniti! Oh!
Altri Gordo! Lo butto a terra! Arpione, ci penso io! Dietro di te, occhio! Thank you.
fuoco resta acceso. Che si tratti di magia o di quelle lame. Visto? Non c'è tempo, guarda! Ho un piano!
Era questo il tuo piano? Siete tutti e due pazzi! Ce ne andiamo da qui. Ora. Basta che non ci ammazziamo facendolo.